Buongiorno ragazze, bentrovate sul mio canale a casa di Paola. Oggi facciamo un mega svuota la spesa della Eurospin. Guardate qui tutte le mie borsucce che ho da farvi vedere della spesa di oggi. Erano 15 giorni che non andavo a fare la spesa e quindi mi mancavano adesso un bel po' di cosine, avevo quasi esaurito tutto. E nulla, sono andata bene stamattina perché sono arrivata là, saranno state le 11, perché ho dovuto fare altre commissioni prima. C'erano due persone che facevano coda, quindi sono entrata benissimo, ho fatto la mia bella spesa e niente, sono proprio soddisfatta. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Allora ragazzi, mi sono messa bella bella seduta così, visto che c'è un po' di cose, vi faccio vedere tutto, intanto appoggio qua sul tavolo. Aspettate che se riesco a mettermi un pochino più distanti, benissimo, e iniziamo. Allora, ho preso piselli medi, questi qua che sono un pochettino più grossi del solito. È la prima volta che prendo questo tipo di piselli qua, però vedremo. Una retina di patate e delle fragole. Bingo, perché di cose ce ne sono tante. Un pacchetto di patate, di patatine, ma deve essercene un altro da qualche parte nelle borse. Ho preso queste gallette che voglio variare un po' la colazione al mattino, magari usare qualche volta la marmellata o la Nutella, però penso alla marmellata, meglio, meno calorica della Nutella forse. E niente, le avevo prese tanto tempo fa, era da un po' che non le prendevo, quindi ho detto ma sì, per variare il solito biscotto al mattino magari provo a prendere queste gallette. Poi parlo un pochino piano perché c'è sempre mio marito di là che sta dormendo, sta facendo il riposino, perché poi dopo andremo a finire l'altro pezzo di ringhiera. Stamattina siamo passate al Brico a prendere, no, al Brico abbiamo preso il pianale che dobbiamo finire lì dove c'è la nicchia, perché quello che vedete è solo provvisorio, abbiamo preso il pianale apposta che poi lo voglio andare a dipingere forse nel colore della cucina. E poi abbiamo preso al Brico il diluente. E poi siamo andati all'Eurospin a fare la spesa. Pensavo di trovare una mega coda e invece no. Ho trovato appunto queste due persone davanti che aspettavano, ma sono entrate praticamente subito. Allora, banane che le ho prese poche, perché più che altro per fare la macedonia insieme alle fragoline. Poi ho preso dei carciofi che venivano veramente poco, praticamente il mazzolino. Da così da 4 1,99 euro, quindi ottimo il prezzo e li voglio fare una di queste sere. Mio marito ci va proprio matto per i carciofi. Poi ho preso questi biscotti, ma non li ho presi per il mattino, li ho presi perché voglio fare il budino. Come facevo una volta la mia nonna e anche la mia mamma, con un semplice budino. Prendevano o il biscotto semplice così, mettevano solo il budino, facevano almeno due strati, o altrimenti si imbeve se magari piace un pochino più aromatizzato, si imbeve magari o nel marsala o in un liquore che va bene per fare anche i dolci, si imbeve questo biscotto e poi si mette sopra il budino e rimane un pochino più, diciamo, alcolico, il gusto un po' più alcolico, ma deve piacere. Si può fare così o altrimenti in modo semplice. Adesso io non so ancora come lo andrò a fare. Finalmente ho trovato il riso basmati, scusate, questo qui è quello lì proprio fine fine fine, perché voglio andare a fare il riso alla cantonese. E quindi in settimana sicuramente faremo questo riso molto buono. Poi ho preso
tortelli, questi qua, ai funghi porcini che voglio andarli a fare domenica, se magari faccio venire su mio fratello. Voglio fare un bel ragù e con i tortelli che io chiamo agnolotti. Per me questo qui, questa forma qui sono agnolotti. Un olio di oliva, cipolle rosse, poi ho preso della farina, che sicuramente da qualche parte c'è anche l'altro pacco. Ho preso appunto i cipollotti, questi mi servono sempre per fare il riso alla cantonese. Poi ho preso delle zucchine, una retina di arance e delle carote. Queste non posso mai farmele mancare perché o per il ragù o per il brodo, la carota ci va quasi dappertutto. E una bustina, è andata. Poi ho preso 10 uova, un sacchetto di insalata mista. Questa qui a me piace tanto perché c'è un po' di tutto in mezzo, c'è la rucola, c'è la lattuga, c'è il radicchio, mi piace molto. Ho preso i pomodorini ciliegia, questi qua sono veramente ottimi per usarli per fare un po' tutti i sughi. Noi questa settimana abbiamo fatto con questi pomodorini il sugo con il tonno, il sugo con le alici, il sugo solo con pomodorini tipo aglio, olio, peperoncino, ma con i pomodorini. Insomma, li uso in tantissimi modi e sono sempre squisitissimi. Poi ho preso dell'aglio che mi mancava perché ho finito l'aglio che ci dava la zia, molto buono, e ho dovuto comprarlo. I tomini, questi qua piccanti, che sono veramente buoni. Ce ne sono due confezioni, l'altra sarà dall'altra parte. Le bustine di zucchero, che io vado molto bene perché so che è la dose giusta, di un cucchiaino e mezzo, così ogni volta che faccio la tazzina di caffè vado benissimo senza usare l'altro. Poi ho preso dei wafer, del tonno, queste qui da 4 scatoline, un bel pacco di spugne, queste qua che io faccio andare a go-go. Poi ho preso il caffè, che ne ho presi 2 pacchi, devono essere da qualche parte. Ah, guarda, ce li ho visto, 2 pacchi di caffè. Delle sottilette, burro, una pasta sfoglia di quelle rotonde, panna da cucina, dei tortelli perché ho preso anche un pezzo di bollito da fare il brodo, poi facciamo il piattino così e ci piace magari assaggiare un pezzettino di bollito, non è che ne prendo grandi quantità per 2 persone. Poi ho preso dei grissini, questi qua che sostituiscono sempre il pane quando non c'è, non si può andare a comprare tutti i giorni, perché non lo posso fare io in casa, quindi almeno che ci siano i grissini o i cracker. 3 pacchi ne ho presi. Questo è l'altro pacco di tortelli. Adesso vediamo, saremo in 3, vedo quanto pane, perché il tortello non rende come può essere gli spaghetti, le penne, rende un pochino meno. Poi ho preso questi qui casarecci che sono buonissimi. Non vi dico più che questa pasta è buonissima, provatela. Poi ho preso pecorino romano, che uno l'abbiamo aperto già oggi a mezzogiorno, quindi ne ho presi 2. Ho preso questo affettato che è molto buono, le nostre stelle, porchetta toscana. L'aspetto è molto molto invitante, quindi penso proprio che sia squisito. Ho
Ho preso la farina, non so se l'ho già detta perché ne avevo prese due confezioni di farina. E poi ho preso un provolone piccante e del lievito di birra, che se mi capita di fare ancora una volta la pizza oppure che mi viene in mente di fare il pane, almeno ce l'ho in casa. E un'altra borsuccia è andata. Poi ho preso due pacchi di spaghetti, questi qua, sempre di questa ditta qua di pasta. Veramente, ragazzi, questa qui non è pasta che scuoce, non scuoce assolutamente. Quindi due pacchi. Poi ho preso un vino bianco, delle melanzane, ne ho prese due, e dei finocchi, anche qui due, perché comunque per noi due da soli, quando ne apro uno e faccio un'insalatina, finché mai. Ecco qui il budino che voglio fare appunto insieme ai biscotti. E poi ho preso della mortadella e del prosciutto scelto, un pochino d'affettato da tenere in casa sempre. Grattugiato italiano, che ne ho presi due. Ho preso due pecorini, due formaggio grattugiato, e qui c'è l'altra scatola di tomini. Poi ho preso la pancetta affumicata per la carbonara, che almeno magari una volta a settimana la faccio. Dei limoni, il prosciutto cotto per fare il riso alla cantonese. E i piselli andranno bene da fare il risotto. Di solito prendo quelli lì surgelati, però ragazzi, in quella cella mi sta veramente poco, che se prendo anche le buste di piselli e poi non mi sta più niente. Poi ho preso una capricciosa, capitasse da fare una piadina, visto che ho ancora degli hamburger li infilo in mezzo e al sabato sera ci si aggiusta così. Un concentrato che io uso tantissimo, perché quando faccio le preparazioni con i pomodorini Pechino ci aggiungo sempre un pochino di concentrato perché il sugo rimane più corposo. Invece quando si mettono solo i pomodorini freschi non rimane abbastanza corposo. Con l'aggiunta del concentrato provatelo, che rimane molto molto meglio il sugo. Poi ho preso i peperoni grigliati, che li avevo già comprati, sono veramente buoni. A volte magari capita che non si ha il contorno, due peperoni vicino assieme a una bistecca e il contorno è bello che è fatto. E poi ho preso anche spicchi di carciofi grigliati, che sono sempre molto buoni questi qua. Del sedano, anche il sedano guai se mi manca. E poi ho preso delle acciughe, anche il sugo fatto solo con i pomodorini, le acciughe, capperi, olive nere, è buonissimo, oppure pomodorini tonno, buonissimo. Ecco qui il pezzo di bollito che ho preso. Poi ho preso della carne tritata. Allora, il bollito, qua ci sono i prezzi sopra, ve li posso dire, 2,65 euro questo pezzettino. 2,35 euro, qua ce ne sono due etti di carne trattata. Li appoggio qua, così non mi metto tutto davanti. Poi ho preso del petto di pollo, 3,56 euro, ce ne saranno quattro fette dentro. Poi ho preso questa lonza a fette suino, 2,10 euro. E ne ho prese due confezioni, una da 2,10, una da 2,25. Ho preso due bistecchine, 2,30 euro. E poi ho preso della salsiccia, 2,92 euro. Ce n'è 4 etti e 88, quasi mezzo chilo, per 2,92 euro. Ecco, queste si sono schiacciate un po'. Le salamelle 2,22 euro, ma una si è un po' schiacciata, devo
riprenderla. E un'altra busta andata. E qua c'è un'altra, aspetta che mi sposto. Ho preso frollini con cacao e nocciole della Dolciando, questo qui per fare la colazione al mattino, così dove mettere le cose. Poi un pacco di pan carré. Adesso con il bagnetto mio marito ha preso il vizio di, per esempio ieri con il bagnetto che ho avanzato, cioè ho fatto 4 vasetti di bagnetto e poi ne è rimasto ancora un po'. Cosa ho fatto? Avevo delle acciughe, le ho messe insieme al bagnetto e le ho messe in frigo. Ieri sera le ho tirate fuori. Lui cosa fa? Gli piace farsi, prende la fetta di pan carré, si spalma il bagnetto con l'acciughina sopra e se la pappa. E devo dire che è molto buono, comunque. Qua c'è l'altro pacco di patatine bianche, queste qua che rimangono meno oliose, più leggere. Poi ho preso per lui i rotoli sempre della Dolciando, perché ne ha assaggiati l'altra volta e ha detto che sono buonissimi, quindi glieli ho ripresi. Poi ho preso anche un pacchetto di croccantini. Questi qua vengono proprio una stupidata, 30-35 centesimi. Ho preso della bresaola, devo avere un'altra confezione. Ma forse no, forse ne ho presa una confezione perché ci sono diverse fette dentro, che voglio farla con il Philadelphia e l'erba cipollina. Poi ho preso le sfogliatine. Un sale fino, poi ho preso le cozze, cavolo che devo mettere in freezer insieme alle focaccine e alle patatine, perché adesso poi vi farò vedere. Ho preso anche le patatine e le focaccine e appunto le cozze, che adesso andrò subito a metterle. Poi ho preso il patè per yuki, due bottiglie di birra, un bottiglia di Sambuca per fare la colazione del caffè. Aiuto, aiuto, aiuto. Poi ho preso queste qui, le melanzane, delizia del sole, anche queste vengono pochissimo e sono molto molto buone. Queste le mettiamo di solito in mezzo alla focaccina, prosciutto, mozzarella, le mettiamo nel forno che si fonde bene la mozzarella e poi dopo ci aggiungiamo queste melanzanine, veramente ottime. Poi ho preso due tonica e l'unica bibita che a me piace bere d'estate, ma e a volte anche fare birra e tonica, però di solito queste qui adesso no, perché adesso io non bevo solo acqua e vino, basta. Proprio d'estate, quando fa quei caldi intensi, allora mi piace ogni tanto un bicchiere di birra con un po' di tonica dentro. Adesso le prendo, se viene qualcuno, le offro la tonica. E voilà. E quindi adesso vi faccio vedere le cosine che ho messo in freezer e le altre due cosine. 20 rotoli di carta igienica, un pacco di Scottex, 3 confezioni di acqua gasata e una confezione qui di acqua naturale. E quindi ragazzi, appunto vi faccio vedere le focaccine e le patatine, queste qui che io faccio spesso al microonde. E queste sono le cozze che avete visto adesso che ho messo via. Allora ragazzi, questa è tutta la mia mega spesa che ho preso alla Eurospin oggi. Veramente tante cose, sono soddisfatta. Qua c'è tutta anche la mia carne che ho messo qui sulla sedia perché non sapevo dove metterla. E lì ci sono le buste che ho lanciato man mano che svuotavo la spesa.
E come potete vedere, comunque, ragazzi, io all'euro spintro ho sempre tanta, tanta, tanta convenienza. Vi faccio vedere, ragazzi, tutto lo scontrino dell'euro spin. Guardate qua. Voglio dire, io ho speso in tutto 148 euro. Veramente una mega, mega, mega spesa. Benissimo ragazzi, allora oggi appunto video dello svuota la spesa, spero che vi siete divertiti a vedere quello che ho comprato, quello che farò con queste cose che ho comprato e nulla, io con questo vi saluto, se vi fa piacere iscrivetevi al canale per chi sta vedendo solo ora il mio video e non si è ancora iscritto. E se vi fa piacere sempre mettete un like se vi è piaciuto questo video. Io vi do un grande abbraccio, un grosso bacione e ci vediamo sicuramente alla prossima. Ciao!